Ciao ragazze e benvenute, buona serata. Questa sera video recensione su un prodotto del brand Filorga. Prima di parlarvi nello specifico del brand, del prodotto in questione, volevo giusto fare due parole. Sappiamo tutti che ormai è andata diffondendosi nel nostro paese il cosiddetto sistema di pulizia del viso alla coreana, che prevede una serie di un vero e proprio rituale. Che prevede una serie di passaggi che per andare a pulire, ripulire il viso e si conclude poi non come concludiamo noi normalmente con l'applicazione del tonico, ma si conclude ancora con l'applicazione di quella che è una lozione. Questa lozione a che cosa serve? Serve teoricamente a preparare la pelle al meglio a ricevere i trattamenti successivi. Per molto tempo nel nostro, almeno in Italia, queste cosiddette lozioni erano presenti soltanto in alcuni brand, e in particolar modo in due brand. In uno era Shiseido e l'altro era Sensai. Ora, io non mi vorrei sbagliare, ma Shiseido non la fa più, mentre Sensai continua a farla, questa lozione. Premetto io di non aver mai provato né l'una né l'altra lozione e di essermi approcciata alla cosiddetta lozione attraverso questo prodotto qua. Questo è Filorga, è un prodotto di Filorga, si chiama appunto Essence, è una lozione rigenerante suprema, idrata e illumina. Questo prodotto qua non l'ho acquistato io personalmente, mi è stato regalato da Erika, un'amica, qualche tempo fa, insieme a quest'altro prodotto qua di Filorga, che è la NCTF Reverse. Diciamo che fondamentalmente è una crema anti-rughe, questa qua, perché è insieme a questa è uscita anche una versione fluida, Reverse, perché prende questo nome Reverse dal francese inverse le tempes. Quindi fondamentalmente è una crema antietà che io non ho provato. Io, non avendo mai provato lozioni prima, ho deciso quindi di provare questa qua. Questa lozione qua è 150 ml, dura 6 mesi dalla sua apertura e ha un costo. Io ora ho cercato esattamente, perché mi capita alle volte a colpo d'occhio di vederla nel scaffale esposta in farmacia, ma per precisione il sito di Filorga me la dà in vendita a 46 euro, quindi non è pochissimo. Premetto anche che le altre lozioni fino ad ora presenti sul mercato, tanto la lozione di Shiseido quanto la lozione di Kanebo, avevano un prezzo nettamente superiore a questo. Che cosa ci promette di fare questa lozione? Questa lozione teoricamente andrebbe applicata dopo il tonico e prima quindi di tutti i prodotti di trattamento, che siano siero, creme, contorno occhi e così via. La definisce una lozione rigenerante suprema. La gamma anti-invecchiamento, perché Filorga è uscita con questi tre prodotti intorno a marzo, un programma completo con una concentrazione di NCTF pari a equivalente a quella di un trattamento antietà praticato in uno studio medico. Praticamente, questo loro brevetto esclusivo di questo NCTF, ogni prodotto, ogni singolo prodotto, quindi tanto questo, tanto la crema che ho io, quanto il fluido, hanno il contenuto di quello che è un trattamento che si effettua presso un chirurgo estetico o un dermatologo. Io sinceramente non so che effetto ha questi trattamenti. So che alcuni trattamenti di Filorga vengano effettuati nelle medical spa.
Questo prodotto qua, dice, è appunto un gesto ispirato ai rituali asiatici per preparare la pelle a ricevere il trattamento. Con i suoi sensori d'acqua, la tecnologia Aquamix assicura un'azione idratante immediata e duratura. Luminosità NCTF, che è il loro, quindi, il loro ingrediente segreto, se vogliamo così dire, associato ad un polisaccaride anti-inquinamento, rivela la luminosità della pelle e la prepara al trattamento. Modo d'uso: utilizzare mattina e o sera dopo la detersione per preparare la pelle al trattamento. Applicare con il palmo della mano o con un batuffolo di cotone su tutto il viso fino al completo assorbimento senza risciacquo. Dunque, questo prodotto qua, a mio avviso, guardavo un attimino il codice INCI, è un prodotto che a mio avviso lascia il tempo che trova. Lascia il tempo che trova perché io non l'ho applicato, non ho mai provato delle lozioni, quindi sono arrivata bella fresca e ho iniziato ad applicare questa lozione qua. Io non ho trovato... non ho avvertito nessun cambiamento nella mia pelle, non ho notato alcun miglioramento, non ho notato che il siero che io andavo ad applicare successivamente venisse assorbito meglio, non ho notato una particolare luminosità la mattina, non ho notato nulla. Quindi per me questo prodotto qua, tanto applicarlo quanto non applicarlo, per me si è parlo per me è la stessa identica, è la stessa identica cosa. Premetto poi anche che questo prodotto qua ha come ingrediente principale l'acqua, ma subito dopo ha il butilene, l'acido citrico, il dimeticone, che quindi è un silicone, e un conservante, subito dopo un PEG. Quindi non è che, diciamo che tra i primi suoi ingredienti spiccano sicuramente dei siliconi e un PEG. Quindi mi lascia un po' perplesso questo prodotto qua. È anche vero che molti siliconi sono siliconi volatili, che non restano sulla pelle, che non vanno ad ostruire i pori. Io non sono una talebana dell'INCI, ma mi sembra un filino, un controsenso questo... prodotto qua, che dice che dovrebbe favorire la penetrazione, la miglior penetrazione del trattamento successivo, e poi mi ci spari dentro dei siliconi e dei PEG. Quindi questo prodotto qua io naturalmente lo terminerò. Io alle volte questo prodotto qua adesso mi sono, cioè, non notando nessun beneficio, lo uso in alternativa al tonico, ma non fa né di più né di meno che un tonico. Anzi, a dispetto del tonico, che vi lascia magari la pelle con una sensazione bella fresca, se voi applicate questo sentite una sensazione lievemente siliconica sul viso. Ripeto, non che io sia contraria ai siliconi, non che io sia contraria, non che sia fissata con l'INCI, ma se mi dici che deve avere la pelle più luminosa qua, bla 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 bla, poi mi spari qualche cosa che mi va ad ostruire i pori, non ci siamo, anche perché Filorga è un brand che si trova in farmacia. Per essere una sorta di lozione, il suo costo a mio avviso è troppo elevato. Ha dei competitor all'interno degli stessi cosmeceutici, per dire, ha uno stesso competitor in SVR, che è sempre parte di Filorga, che ha un prodotto similare. L'Iraq è uscita con un prodotto simile, che costa la metà di questo che io ho e non ho ancora provato. Quindi, benché io sia una grandissima appassionata del brand Filorga
e in molti casi abbia trovato dei prodotti eccezionali, ahimè, questo prodotto qua io lo devo bocciare. Lo boccio perché è sproporzionato il prezzo che ha e poi assolutamente non illumina, non fa nulla, non fa nulla di quello che promette. Sicuramente dopo questa lozione qua io ne ho una da provare di Lierac, ma vedo che un po' più o meno un po' tutte le case cosmetiche, addirittura anche Kiko, è uscita con una sorta di essence. Quindi diciamo che si è un po' andata diffondendo questa moda adesso di questa lozione per andare a riprodurre il rituale di pulizia del viso asiatico, un po' come hanno preso campo le maschere in tessuto che ora spopolano per tutti i versi, e anche Filorga stessa è uscita con alcune maschere in tessuto, di cui poi io vi parlerò in un prossimo video. Detto questo, ragazze, vi saluto, vi aspetto ad un altro video. Un bacio a tutte, ciao!